Wow. Ciao ragazzi, questa bellezza alle mie spalle è la Sy Crusher Comoda. Perdonatemi, oggi qui a Bari fa davvero caldissimo, quasi non riesco a stare con gli occhi aperti un po' per il sole, il caldo così intenso, sia per la velocità estrema di questa bici elettrica. La prima parte della recensione, ve l'ho già portata sul canale alcuni giorni fa, ha ottenuto un grandissimo successo. 30.000 visualizzazioni e oltre, o più o meno siamo arrivati a quella cifra lì, E per una bici elettrica. Sono davvero tanta roba, mi avete chiesto in tanti di portarvi una seconda parte con la prova su strada e le mie considerazioni, quindi eccoci qui nuovamente con la Sairasher Comoda, che è davvero comoda. Inizio subito dicendovi che questa è una bici elettrica di cui mi sono innamorato principalmente per il suo design, ok questa... E questo è un aspetto personale, soggettivo, ma mi ricorda tantissimo il ciao della Piaggio, un motorino con cui sono cresciuto, mio padre da piccolo mi ci portava sempre sopra. E questo è praticamente più veloce del ciao. Ma ho dei bellissimi ricordi di quel motore, quindi me ne sono davvero subito innamorato. Il telaio è tutto un pezzo, non è una bici pieghevole e questo è uno svantaggio per quanto riguarda la trasportabilità magari in viaggio ma è un grosso vantaggio per la tenuta di strada, l'affidabilità e comunque ha un assetto sempre composto e arriviamo al primo difetto ragazzi ovvero il peso, questa è una bici che va utilizzata come bici elettrica e non manualmente in quanto ha un peso davvero importante, non è specificato dalla scheda tecnica dalla, sch dalla casa madre, ma secondo me siamo sopra i 20 kg. Non è quindi una bici adatta per essere usata in modalità off con motore spento, è possibile farlo, ma al tempo stesso un peso di questo tipo permette alla bici di essere ancorata a terra e migliorare le sue prestazioni su strada. Davvero, ragazzi, è una bici che da limitata. Infatti, vi arriva l'ho già detto nella prima parte della recensione: legale, 250 watt senza acceleratore, che potete montare voi separatamente. È una bici che in pedalata assistita va benissimo su qualsiasi tipo di terreno, anche in salita non c'è nessun problema, ragazzi. Arriva sempre alla velocità massima di 25 km/h in qualsiasi situazione. Il peso, così importante, vi aiuta ad avere una bici sempre ancorata a terra, che comunque sia e anche maneggevole. Mi piace poi davvero tanto la. Pedalata di questa comoda è Molto piena. Questo è permesso sia dal cambio a sette rapporti della Shimano, un cambio base, c'è da dirlo, ma comunque funziona bene, sia dai pedali che sono molto lunghi, non so come dirvelo. Comunque permettono di stendere bene la gamba e di pedalare anche sui 30 km/h senza nessun problema. Ma attenzione perché i pedali sono lunghi, quindi rischiate di grattare a terra se avete una declinazione sportiva motociclistica come la mia. Io ho avuto moto per tanti anni. Quindi tendo a fare le curve un po' al limite e gratto un po' i pedali. Ma vabbè, in una guida normale non c'è nessun problema. Ovviamente le ruote FAT di questa bici aiutano tantissimo sia nella tenuta su strada sia nelle curve sia in città dove le strade sono un po' quelle che sono. Ed è passata una moto, il destino. Vabbè ragazzi, in caso ci fosse bisogno di specificarlo, questa è una FAT bike con cerchi da 20 pollici. Bellissimi. E colorati. In tema con la bici. Io l'ho presa blu, ma ci sono diverse colorazioni disponibili. Anche arancione. Il motore arriva con la sigla da 250 watt, quindi anche in caso di controlli siete coperti: freni a disco idraulici molto potenti, sospensione posteriore abbastanza dura, va benissimo secondo me. Quella anteriore invece è completamente regolabile, in precarico, quindi in base alle vostre preferenze. Io tendo sempre a lasciarla un po' duretta anche in città per evitare di scomporre troppo l'assetto. Comunque, la ciclistica, passatemi il termine, secondo me è di buon livello: stop posteriore, le. Con ulteriore stop che si accende quando andate andata a premere il freno ed è collegato alla batteria. Faro anteriore molto potente. Telaio in alluminio, insomma, è una bici di tutto rispetto. Parlando invece di prestazioni belle, state vedendo in queste immagini la Cyrusher comoda è in grado di raggiungere i 50 km/h senza. Particolari sforzi, c'è da dire che vi arriva, lo ripeto, limitata a 25 km/h, ma tramite il menu segreto ma non troppo è facilmente sbloccabile potete anche scegliere se disattivare completamente l'acceleratore se utilizzarlo solo in accoppiata alla pedalata assistita o se utilizzare solo la pedalata assistita è tutta una vostra scelta il motore a piena potenza supera i 1000 watt e in accoppiata alla batteria da 48 volt 14 ampere garantisce le prestazioni che state vedendo come autonomia invece io per arrivare qui ho fatto un tragitto di 4 5 km e la batteria non scesa nemmeno del 5%. La casa madre dichiara 100 km di autonomia in pedalata assistita, io sono andato abbastanza veloce e secondo me sui 60, 70, anche 80 ci arriviamo questa side rusher comoda ragazzi è una bici elettrica comodissima su qualsiasi tipo di terreno principalmente quello cittadino ma non disdegna nemmeno lo sterrato potete usarla come preferite io ho installato anche un piccolo specchietto retrovisore molto comodo avete il claxon a bordo anzi ve lo faccio sentire subito si sente abbastanza il suono non è dei più belli dei più acuti però ci sta benissimo, lo so questa battuta l'ho già fatta ma questa comoda è comoda sia grazie alle sospensioni anteriori posteriori sotto il sellino sia per quanto riguarda le ruote così grosse che riescono ad attenuare qualsiasi problema del manto stradale l'autonomia è eccellente la potenza è ottima inoltre tramite il menu segreto potete regolare il livello di assistenza la sensibilità di entrata in funzione del motore insomma tantissimi parametri questa bici è completamente personalizzata è proprio il display centrale, il computer di bordo marchiato King Meter, secondo me, è il suo, è la ciliegina sulla torta è bellissimo, si vede bene anche in queste condizioni con luce solare molto intensa e dà tantissime informazioni. Secondo me è uno dei computer di bordo più belli che abbiamo mai visto su una bici elettrica di fascia, comunque non eccessivamente alta. Infatti, questa Serausher comoda ha un prezzo di circa 2000 euro che possono sembrare tanti ragazzi ma guardatevi voi un po' intorno e ditemi quale fat bike come questa riuscite ad acquistare per una cifra del genere. I prezzi sono aumentati un po' ovunque anche per le bici elettriche e riuscire a trovarne una decente sotto i 1000 euro è davvero un'impresa. Però un'altra limatina al prezzo magari non sarebbe male, quindi sai Rusher se stai guardando questo video e vuoi un consiglio. Diminuiscilo leggermente perché potrebbe essere davvero una bici best buy da utilizzare in città, fuori città, dove volete o anche per divertirvi su strada privata. La massima potenza possibile, avete visto, è praticamente un motorino. Un ciao della piaggio elettrico. Ok, non è un ciao ufficiale, però lo ricorda tantissimo. Almeno secondo me. Ve la consiglio caldamente se state cercando un mezzo alternativo all'automobile, alla moto o allo scooter. Il portapacchi posteriore è comodissimo, è molto solido, potete installarci delle borse per trasportare roba e non ci sono difetti. Negativi particolari a parte i pedali che possono grattare in curva se siete molto sportivi o il peso che comunque vi ho già spiegato tutto durante questo video. Quindi amici, se avete ulteriori domande su questa Serausher comoda fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto. Cercherò di rispondervi. Se volete acquistarla invece vi lascio il link qui sotto in descrizione video. Al momento non è disponibile su Amazon, ma appena sarà disponibile, appena ci saranno coupon che mi verranno forniti da dall'azienda o da qualche negozio che la vende, ve li segnalerò come sempre nel mio canale telegram ufficiale tech bestales linkato qui sotto in descrizione video entrateci subito ragazzi perché ti fanno grandi affari e trovate anche il link per il mio gruppo facebook e la mia pagina instagram vi aspetto numerosi sta passando la polizia uh, ok ragazzi diciamo che se lasciate questa bici legale non dovete preoccuparvi di nulla limitata a 250 watt pedalata assistita se la sbloccate beh sappiate che in questo caso potete utilizzarla solo su strada privata o in paesi dove è legale quella potenza lì. Quindi ragazzi, cos'altro dirvi? Date un'occhiata in descrizione video, trovate il link per questa bici, accessori, come specchietti, portapacchi, seggiolini, insomma, un po' di tutto e magari anche un bel casco che con questa bici, secondo me, sarebbe adeguato. Ok, ragazzi, io ora salgo nuovamente in sella alla mia comoda, parto e vi saluto. Ciao amici miei.